Cambiamo argomento, parliamo ora del TOSM, il salone dell'ICT che ha chiuso i battenti con un record di visitatori che sono addirittura raddoppiati rispetto all'edizione dello scorso anno. Il TOSM è ormai una manifestazione punto di riferimento, peraltro ha un modello organizzativo che permette agli operatori di incontrarsi, non è solo una vetrina, ma è un evento che stimola anche i portatori di interesse di incontrarsi e a fare business. Ha avuto peraltro un buon successo anche quest'anno. Si è chiuso giovedì sera a Lingotto con oltre 6.000 partecipanti il TOSM, il salone dell'ICT ideato nel 2008 da Rinaldo Cleppo. I numeri hanno superato le aspettative, segno in periodo di crisi che a vincere è sempre più la formula della comunicazione diretta tra sistema dell'offerta e clienti. A chiudere la tre giorni Franco Bernabé, amministratore delegato di Telecom Italia, che ha incontrato le imprese e le istituzioni del Nord-Ovest. Il fatto che si rilanci l'ICT in Piemonte mi fa particolarmente piacere, perché noi non siamo solamente coinvolti come grande azienda fornitrice, noi siamo anche la Olivetti, stiamo rilanciando la Olivetti, e quindi il fatto che il TOSM abbia avuto quest'anno, come mi si dice, il doppio dei visitatori dell'anno scorso, vuol dire che in Piemonte c'è una ripresa importante dell'interesse dell'ICT, e quindi questo fa ben sperare per il rilancio del nostro settore in Piemonte e anche in Italia. Quindi credo che sia veramente un motivo di soddisfazione essere qui oggi con voi per l'evento di chiusura del TOSM. Questi anni di collaborazione tra la Regione Piemonte e Telecom hanno dato buone soddisfazioni a tutto il Piemonte, perché hanno permesso di portare servizi a tutto il territorio piemontese. Bisogna guardare all'ICT di nuova generazione e noi siamo disponibili a collaborare. È giusto che Telecom rinforzi però la sua presenza il più possibile dalle nostre parti.